Papa Francesco e la giornata mondiale della gioventù. Tre piste da vivere, tre verbi da coniugare. Immergersi nella vita umana, nelle sue molteplici aspetti, ravvivare la speranza, terzo, dare una risposta d'impegno in prima persona. Primo punto, Papa Francesco ci invita ad essere dentro la storia, a condividere, ad assumere, partendo dai più deboli, da quelli che non contano. C'è speranza nel mondo di oggi se cominciamo ad essere dentro, nel crogiolo della storia, e i primi ad essere coinvolti sono i giovani. Secondo, ravvivare la speranza. Avere la consapevolezza che Dio non ci abbandona, che la parola definitiva su di noi la dice il Dio di Gesù. Se so che l'esito finale della mia esistenza non è la morte, ma è la pienezza della vita, non butto la spugna. Oggi c'è una complessità, ma manca la fiducia, la speranza. Oggi non c'è più il coraggio di credere che c'è un presente e un futuro. Terzo punto, rispondere in prima persona, impegnarsi in prima persona. Ogni età ha la sua chiamata e la chiamata corrisponde una risposta personale. Tu sei bambino, tu sei ragazzo, tu sei giovane, tu sei adulto, anziano, non dimetterti. L'altra sera nella Via Crucis Papa Francesco è stato chiaro: il male si vince con l'amore. E occorre fare una scelta, o Pilato o il Cireneo, non possiamo lavarci le mani. Siamo i Cirenei per la qualità della vita, oggi e domani. Viva Papa Francesco, viva la gioventù del mondo.